Si è raggiunto il presidente della BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Giuseppe Gambi. Innanzitutto questo palio è stato voluto fortemente dalla città, dall'amministrazione del Rioni, nonostante l'alluvione. E vorrei partire da lì, perché la BCC ha fatto uno sforzo importante per aiutare la città. Allora, intanto il palio era assolutamente da fare, perché dobbiamo ricominciare a vivere normalmente, quindi questa festa della città è un momento fondamentale. La BCC, in una situazione come quella dell'alluvione, ha cercato di fare il massimo. Noi siamo una banca del territorio, la banca della comunità, e quindi siamo sempre vicini al territorio. Basti pensare che ci siamo ritrovati in una situazione molto complessa, perché nelle 63 comuni che noi serviamo normalmente con la nostra attività, ci siamo ritrovati che 60 di questi comuni erano nell'elenco del decreto legislativo che ha individuato i comuni alluvionati. Allora, in una situazione così emergenziale, abbiamo dovuto rispondere immediatamente con degli strumenti straordinari. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di mettere a disposizione per i danni dell'alluvione 2 milioni di euro. Abbiamo definito innanzitutto dei criteri molto semplici su come utilizzare questi 2 milioni. Innanzitutto, al primo posto abbiamo messo le persone, poi le imprese e quindi gli enti pubblici. A questo punto siamo stati vicini alle Caritas diocesane, che tanto hanno fatto per le persone, alla Comp Cooperative, che ha raccolto soldi per aiutare i soci e i dipendenti delle cooperative che sono stati alluvionati. Abbiamo dato una mano alle Camere di Commercio, sia di Ferrara Ravenna che anche della Romagna, che stanno raccogliendo del denaro per dare dei ristori alle imprese, e siamo stati vicini ai comuni per aiutarli a fare le prime spese emergenziali. Penso al sistemare campi sportivi, scuole materne e tantissime altre iniziative. Ora, questi 2 milioni straordinari si aggiungono ai 2 milioni che abbiamo già deliberato all'inizio dell'anno per aiutare però in modo ordinario il territorio, che noi continueremo, ci impegneremo a mantenere anche quest'anno in tantissime iniziative, dallo sport ai giovani alla cultura. Tra l'altro, siamo tra i principali sponsor di questo bellissimo palio del Liballo, che credo che sia fondamentale per la nostra città. Un po' di numeri aggiornati su quello che riguarda i mutui, i finanziamenti in essere che avete fermato, bloccato, ridotto. Allora, innanzitutto abbiamo cercato di stare vicini ai nostri oltre 36.000 soci e quasi 150.000 clienti, con delle azioni di finanziamento mirato, finanziamenti, diciamo, straordinari, ovviamente agevolati. A tutt'oggi abbiamo innanzitutto fatto moratorio sui mutui, che vuol dire sospensione della rata di mutui per circa 12 mesi, e di queste ne abbiamo fatte ormai 1200 come operazioni, per un totale di mutui sottostanti sospesi per quasi 130 milioni. A fianco di queste moratorie abbiamo anche messo a disposizione nuova finanza straordinaria sia per le famiglie che per le imprese. A tutt'oggi abbiamo fatto più di 330 operazioni sul breve, medio e lungo termine di finanziamento, per un totale che si avvicina molto ai 10 milioni di euro. Interventi importanti, fra l'altro questi 1200 riguardano la Romagna, un po' tutte le zone che mi diceva prima, non solo Faenza. Assolutamente, riguardano tutta la Romagna, per cui è chiaro che i nostri 2 milioni che dicevo prima a fondo perduto e i nostri finanziamenti sono sicuramente un aiuto per stare vicino al territorio, ma stiamo aspettando tutti quanti l'intervento dello Stato. Io lo so che non l'avevamo detta sta cosa, però mi sento di dirla. Io l'ho vista, no, perché noi ci siamo parlati prima, io l'ho vista con Ella Vanga, perché lei è stato uno degli alluvionati. Sì, anch'io purtroppo sono stato alluvionato, ovviamente come tutti quanti i faentini non mi sono perso d'animo, mi sono infangato, ho cercato di ripulire la casa e adesso andiamo avanti. Bellissima questa frase, grazie Presidente, buona serata.